un paurone, no, è un'altra cosa. Comincia adesso la partita tra Montagnola e Oriuno Ignissanti. Freschini. Palla dietro, prova a dar fastidio anche il Montagnola, si riparte allora da Riccardo Capodagli, alza la testa e va a lanciare lungo, trova il numero 32 dei Grossi, poi un bel filtrante, la corsa del numero 21, Sam che prova il tiro, non riesce a trattenere, ci prova Fragasso e la mette dentro. Avanti l'Orione. Riparte da Capodagli. Rissato il portiere, lancio verso Faria. Allora arriva da Edoardo Capodagli. Palla in avanti del numero 11, dove c'è Fragasso. È tutto solo il numero 9, lanciato uno contro uno con il portiere. Alza questo pallone col cucchiaio! Che gol di Fragasso! Gol incredibile! Molto invitante per il destro di Falsoi, anzi parte col mancino, ci mette le mani Riccardo Capodagli, bello il tiro di Nastasi, recuperare, Mellaro la mette dentro, a terra un giocatore, subito, Gabrielli contro Riccardo Capodagli, parte Gabrielli, spiazza il portiere avversario, accorcia le distanze il Montagnola, gol di Gabrielli sul rigore. Eccoci che comincia il secondo tempo. Falsoi cerca spazio, la palla arriva in mezzo ma c'è Faria, a testa Gabrielli, non la tocca nessuno, arriva Guidi, prova col destro, il gol di Guidi, non la tocca nessuno, è attento il numero 9, diagonale sul secondo palo, non perdona, fa 2-2 Montagnola. Castellani, pressing efficace del Montagnola, cercato poi Falsoi, cerca giocata personale, conquista l'Orione, subito il lancio in qualche modo Mattei, pressing forte di Faria, si continua a giocare, Samb prova a piazzare il destro, Samb, palla che sbatte sulla traversa, ritorna in gioco, poi arriva una deviazione, sarà calcio d'angolo. Capodagli con le mani, Faria controlla, Castellani va a lanciare Vergari, si alza la bandierina, Vergari ha provato il tiro, la tocca, il pallone entra dentro di Fragasso. Mancino avanti, Nastasi, Guidi fanno valere i loro centimetri, ci prova da lontanissimo, arriva un gol strepitoso, grandissimo gol di Nastasi, diagonale Mancino che si infila sul secondo palo, subito 3-3. Messa con le mani Montagnola, tutti lì intorno al pallone. Riconquista l'Orione, Faria, c'è un po' di spazio sulla destra, arriva Capodagli, prova il destro che esce oltre il secondo palo, occasione Orione Ognissanti, continua a giocare per questi ultimissimi istanti, arriva in questo momento il triplice fischio, 3-3 tra Montagnola e Orione Ognissanti, un punto per parte.